Amici di YouTube, io sono Davide Net e benvenuti nel secondo episodio del gioco Limbo. Riprendiamo subito il gioco dalla schermata che siamo rimasti nell'appuntamento precedente e riprendiamo questo gioco che sicuramente è molto molto difficile. Allora, continuiamo a camminare e vediamo un po' che ostacolo ci viene riservato. Io ovviamente vado un po' piano perché qui c'è da aspettarsi di tutto per morire, quindi cerco di andare più piano possibile per cercare di giocare con calma e cercare appunto di andare avanti con tranquillità perché gli ostacoli sono tanti e voglio cercare di far capire a voi bene il gioco e cercare anch'io di andare avanti. Allora, qui sono bloccato, ragazzi, non riesco più ad andare avanti. Ehi, no, il ragno, di nuovo quel ragno, ragazzi. Vi ricordate che gli avevo rotto le zampette? Il ragno si è fatto di nuovo vivo, ragazzi, nonostante gli ho rotto le zampette. Oh, che fai? Ehi, 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 ragazzi, non potevo andare né avanti né indietro. Praticamente mi sta avvolgendo in questo. Sono un baco. Mi ha avvolto in questa. Ragazzi, non vi dico, sembro. Non vi dico cosa assomiglio, sembro uno spermatozoo. Comunque. Comunque, al di là della battuta, continuiamo questo gioco. Ora mi sto liberando da questi filamenti. Ragazzi, non mi dite che devo giocare così. No, mi devo assolutamente liberare di questa condizione. Non posso stare in questo modo, ragazzi. Continuiamo a camminare, facciamo un po' di saltelli e vediamo cosa ci riserva il proseguo del cammino, perché veramente non è facile, ragazzi, non è facile. Allora, continuo a camminare. Qui dobbiamo fare un bel salto, ok. Abbiamo superato questo primo ostacolo con questa specie di vestito con dei filamenti. Sembra una mummia, ragazzi, incredibile. Notate, ragazzi, l'effetto grafico di questo gioco. Sono morto, ragazzi, sono morto. Mi sono distratto e sono morto. Vabbè, ovviamente non potevo non morire mai. Riprendiamo da dove sono rimasto. Stavo dicendo, la grafica veramente eccezionale, ragazzi, veramente bella. Spingiamo questo masso. Oh, ecco qui, abbiamo fatto cadere questo tronco d'albero. Dicevo, la grafica veramente bellissima e sono veramente tanti gli enigmi da capire e risolvere durante questo percorso, ragazzi. Veramente un bel gioco, ma è un gioco che bisogna molto ragionare di testa, almeno da quello che sto capendo io. Allora, adesso che devo fare? Ok, inizio a camminare questo masso, quindi mi devo mantenere in equilibrio. Ok. Spero di liberarmi di. Perché non posso stare vestito. Oh, di nuovo questo ragno, ragazzi. Di nuovo questo ragno. Non è possibile che ci sta perseguitando in una maniera incredibile. Spero di trovare una soluzione. No, ragazzi, sono morto di nuovo. Dovevo saltare più vicino al masso. Vabbè, riprendiamo. Ragazzi, è la prima volta che ci gioco, quindi sto giocando insieme a voi in questo secondo episodio. Non è che mi sono esercitato, perché come vedete ho ripreso il gioco dove ho terminato l'altra volta. Allora, questo ragno ci sta seguendo, quindi col masso ci dobbiamo avvicinare quanto è più possibile vicino alla roccia. E poi una volta che ci siamo avvicinati quanto è più possibile saltare. Ancora avvicinati un altro po'.
Ok, vai, vai. Ok, ragazzi. Per il momento il ragno è andato via e noi ci siamo riusciti a liberare finalmente di quella gabbia, immummiati, come voglio dire, non riesco a trovare il termine adatto, insabbiati in quella specie, poi sembrava la mummia, veramente, ragazzi. Che c'è qui? Oh! Un ragazzo impiccato, secondo me non ce la faceva più a sopportare la situazione. Allora, qui ragazzi, vedo una lama. Vedo una lama, quindi come dobbiamo fare? Allora, prendiamo la rincorsa, saltiamo. Ok, ragazzi, era l'unico modo per far cadere quella rama, saltare in avanti e poi andare di nuovo dietro, altrimenti potevamo morire di nuovo. Mi sono rifatto dopo tutte quelle morti improvvise. Allora, adesso dobbiamo saltare da qui. Ok, vediamo adesso che altro ostacolo si riprende in questo gioco. Vediamo. Vai, cammina, cammina. Saltiamo qui. Saltiamo ancora. Saltiamo ancora. Oh, ragazzi, qui che si fa? Che si fa? Qua non so che fare, perché se in effetti se salgo più avanti rischio di morire. Andiamo più avanti. Oh, meno male, ragazzi. Meno male non sono morto. Ho fatto cadere il tronco dell'albero e non sono morto. Oh, caspita, ragazzi. Mamma mia. Andiamo ancora avanti. No, ragazzi, che morte. Che morte. Eppure avevo saltato. Allora, riprendiamo. Avevo anche saltato. Oh! Ecco qui. Adesso quando cade il masso, io ci devo saltare sopra, ragazzi. Devo fare un salto più piccolo. Devo fare un salto più piccolo, altrimenti rischio sempre di morire. Allora, qui mi avvicino, salto, di nuovo il salto e adesso devo fare un piccolo salto. Ok, ragazzi, facevo i salti troppo lunghi. Ho fatto un salto un attimino più corto e sono riuscito a fregare questo masso. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, tosta veramente. Comunque, continuiamo il gioco e vediamo adesso che ostacolo si presenta. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare un commento inerente a questo gioco. Fatemi sapere una vostra opinione, se conoscete il gioco, se ci avete giocato. Lasciate un like e iscrivetevi se vi fa piacere. Non mi dire che è un altro ragno. No, non è un ragno. Questa volta non è un ragno. Vai, alzati. Vai. Oh, no, no, è impossibile. Allora, vai. Oh, ok. Ah, era questo qui che alzava e abbassava la leva. Fammi vedere un po'. Ah, era lui che alzava e abbassava la leva per uccidermi. Bastardo. Che bastardo. Allora, adesso devo andare avanti e vediamo come procede il gioco andando avanti, ragazzi. Allora, qui facciamo un bel saltello. Poi vediamo un po'. Oh, ragazzi, camminiamo, 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 vai! Ragazzi, giusto in tempo, la ruota piena di fuoco. Ragazzi, meno male. Che ostacolo, ragazzi. Che paura di morire di nuovo. Mamma mia, ragazzi. Caspita, 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 mamma mia. Ok,
Continuiamo il nostro cammino, ragazzi, che si fa sempre più pericoloso, ragazzi. Abbiamo saltato un altro masso infuocato qua, come stanno le cose. Ancora ce n'è un altro che ci è stato buttato proprio da sopra. C'è qualcuno che ci vuole uccidere. Caspita ragazzi, caspita, dobbiamo stare veramente attenti. Ora saliamo questa scala e vediamo dove andiamo a finire. Vedo che c'è un'altra scala da qui, vabbè, non dobbiamo fare nulla. Andiamo da qui sopra, poi andiamo da qui. Un altro impiccato. Ragazzi, vedo un'altra lama e mi sa che qui è tosta veramente. Allora, facciamolo salire. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo un po', ragazzi. Mamma mia, la vedo dura. Avanti. Ragazzi, incredibile. Incredibile, siamo morti. Allora, riproviamo. Facciamo salire la persona. Vediamo un poco. Ok, ragazzi, ci siamo riusciti. Non so nemmeno io come ho fatto, ragazzi, ma ci siamo riusciti, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ora bisogna andare per forza da lì perché lì ci sono le lame. E adesso che si fa? Si va da qui. Poi ancora si va da qui. E adesso che si deve fare? Una volta andati qui, andiamo qui sopra. Veramente, ragazzi, ma è stato veramente difficile superare questo ostacolo. Sto veramente sospirando perché non so nemmeno io come ci sono riuscito, ma bisogna fare veramente un movimento veramente veloce, ragazzi, veramente veloce. Continuiamo il nostro cammino. No, ragazzi, no, no, ragazzi, di nuovo questo ragno. No, non è possibile, ragazzi, non è possibile. Scappiamo, scappiamo di nuovo. No, ragazzi, ma non è possibile, ma questo ragno proprio è una persecuzione, ragazzi. No, ragazzi, vai, io devo scappare da lì sopra. Vai, vai, ok ragazzi, ci sono riuscito a scappare. Ed ora adesso che devo fare? Vai su questo tronco, vai ancora. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma mia. Oh, ragazzi, c'è un altro masso, un altro masso. Nascondiamoci. Ah, ucciso, abbiamo ucciso il ragno, ragazzi, dobbiamo festeggiare perché abbiamo finalmente ucciso il ragno, ragazzi, finalmente, finalmente, ragazzi. Vi rendete conto? L'ho sfuggito, poi il masso che cadeva finalmente l'ha schiattato, ragazzi, l'ha schiattato. Finalmente dovrebbe essere morto, ragazzi, finalmente, mamma mia, ragazzi. Che difficoltà che abbiamo dovuto superare, ragazzi. Mamma mia, vediamo un po', continuiamo ad andare avanti. Vediamo un po'. Vai, vai, con calma, con calma. Ok, ragazzi, che dirvi? Io voglio terminare qui il secondo episodio di Limbo. E voglio darvi appuntamento al terzo episodio. Ragazzi, continuate a seguirmi perché questo gioco Limbo è davvero bello e anche molto difficile. Infatti sono morto diverse volte perché è la prima volta anche che ci gioco. Ragazzi, iscrivetevi al canale, pollici in su, lasciate i commenti, dite cosa pensate di questo gioco. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao da Davide Net.